Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video ti spiego come creare un altro volume, come dividere un volume in un'altra partizione. Quindi, in questo caso andiamo un attimo sul logo di Windows, il tasto Start, questo, gestione disco, stesso metodo anche su Windows 10, quindi sempre qua sopra, tasto destro, gestione disco. Se non c'è qua, devi per forza scrivere gestione disco. Crea e formatta le partizioni del disco rigido. Eccolo qua. Quindi in questo caso andiamo un attimo sul disco che vogliamo dividere e creare così un altro volume. Io ad esempio prendo il mio M2, come puoi vedere è un disco da 1 TB, però qua 931 GB. E cosa faccio? Clicco tasto destro sopra, riduci volume. Potrei anche creare un altro disco, metterlo accanto a questo di 316 GB, ma io metto 100.000 megabyte, quindi dobbiamo specificare meglio la quantità in megabyte. Quindi 10.000 megabyte sono 10 giga, 50.000 megabyte sono 50 giga, 100.000 megabyte sono 100 giga. Quindi faccio riduci. Come puoi vedere, ha rimosso quasi 100 giga dal suo volume. E io adesso clicco tasto destro qua sopra sul disco che ho creato, quindi dobbiamo allocare questo nuovo volume. Nuovo volume semplice, avanti, dimensione volume semplice megabyte 100.000, avanti, assegniamo così una lettera, io gli metto la lettera H. Avanti, sempre avanti, fine. Ok, abbiamo creato così un altro volume, abbiamo preso dei gigabyte da questo, come puoi vedere ne ha solamente 833, non ne ha più 931 perché ha dato tutti i gigabyte a quest'altro volume. Quindi ho creato un altro disco. Questo metodo è utile per quelli che vogliono fare una pulizia, organizzarsi meglio, quindi creare più dischi e mettere le proprie cose qua. Cioè, per esempio, posso pure creare altri 10 dischi prendendo altro spazio da quest'altro volume, questo oppure questo, anche 10 gigabyte, tanto per mettere foto, video, documenti. E invece, se vuoi rimettere di nuovo questo spazio, questi giga qua dentro, basta che vai sul suo volume E, pure sul tasto questo qua, dobbiamo togliere così, dobbiamo eliminare il volume, quindi elimina volume. Ok, abbiamo eliminato così il volume. Ora non ci resta che cliccare sul disco dove abbiamo preso i gigabyte e fare estendi volume. Facciamo avanti, seleziono così il disco, questo qua, quello del volume E. Quindi prendiamo così il disco che abbiamo creato, questi 100 gigabyte, e io faccio avanti e faccio fine. Così facendo ritorneranno così i giga nel suo disco, cioè originale, il principio, quello che abbiamo fatto. Quindi torno indietro, torno avanti ed eccolo qua, ho sempre i miei gigabyte. Quindi ti consiglio di rivedere così la guida per capire meglio come fare. Quindi se questo video ti è stato utilissimo, la guida nel 2023 su come creare un altro volume, fare proprio un'altra partizione prendendo così gigabyte da un altro disco. E niente, se questo video ti è stato utilissimo, ragazzi, io ti consiglio di iscriverti al canale, di attivare la campanellina, di lasciare un like e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!